Informatore Arianese 2015, una tradizione che si rinnova di anno in anno. Notizie culturali, informazioni utili e curiosità nel cuore dell'estate. Amedeo Iacobacci è riuscito anche quest'anno a portare avanti con tanti sacrifici questa iniziativa. Certamente, anche quest'anno grazie a tutti coloro che hanno contribuito sia per quanto riguarda lo sviluppo di questa eccezionale guida, sia per quanto riguarda gli sponsor. Ringrazio veramente tutti, perché quest'anno è stata veramente dura, perché la crisi si è fatta sentire come non mai e molti sponsor hanno fatto davvero tanti sacrifici per poter partecipare come ogni anno alla guida per eccellenza della città di Ariano. Proviamo a sfogliarlo insieme. Che cosa presenta, quali sono le novità di questa edizione 2015? Allora, quest'anno, oltre ai tanti dati che noi riportiamo tutti gli anni rispetto alle notizie utili della città di Ariano, come possono essere gli orari delle farmacie, gli orari delle scuole, gli uffici, quest'anno abbiamo approfondito tanto la parte culturale, ossia abbiamo messo molti contenuti riguardo la città di Ariano, sia per quanto riguarda i musei, sia per quanto riguarda anche vignette riguardanti sempre la città di Ariano. Quest'anno abbiamo sviluppato più la parte delle curiosità. Un lavoro meticoloso, frutto anche di collaborazione. Sì, certo, non potrebbe essere fatto se non grazie ai tanti collaboratori che ogni anno mi aiutano a svilupparlo, questo grande prodotto, con Marco Memoli, che quest'anno ha curato la parte delle fotografie, la copertina, Ireneo Vinciguerra, che ha fatto un lavoro meticoloso rispetto ai musei, rispetto a molte notizie, Luigi Pietrolà, che cura ogni anno la parte della poesia, quest'anno ha aggiunto una parte divertentissima che riguarda le vignette, alcune vignette, Tonino Alterio, che come storico della città di Ariano si occupa ogni anno di una rubrica che riguarda quello che è accaduto 50 anni fa, ossia nel 1965. Alessandro De Gruttora, addetto stampa dell'Arma dei Carabinieri, che ha voluto curare una parte riguardante Sant'Ottone Frangipane. Tra le istituzioni, fra la gente, il vicequestore Maria Felicia Salerno, anche lei personaggio dell'anno. Sì, che il vicequestore Maria Felicia Salerno è stata già, da quanto si è insediata, ha dato già la sua impronta su questa città, quindi ha fatto anche piacere a me inserire questo articolo che dà importanza al suo principale ruolo rispetto alla città di Ariano, che purtroppo privata già del tribunale ha dovuto cacciare gli artigli per poter fronteggiare la criminalità che ogni anno qui ad Ariano aumenta sempre di più.